Dopo una vita spesa alla ricerca della conoscenza, una domanda mi logorava. Come è nato il nostro mondo? I predecessori morirono 1000 anni fa, causando l'estinzione della vita. Lei mi ha mostrato come rifiorì. Una giovane emarginata, ignara della sua importanza. Grazie a lei, ho scoperto che solo un miracolo tecnologico preservò la vita. Zero Dawn. Un sistema di terraformazione con 9 funzioni subordinate, ognuna necessaria per trasformare la terra devastata in un mondo florido, accudito e protetto dalle macchine. E con lei scoprì il segreto più grande di tutti. Il segreto della sua nascita. Lei è un clone di Elizabeth Sobeck, creatrice di Zero Dawn. Sorto per impedire una nuova estinzione. Opera di Ade, un'IA malevola, resa senziente da un segnale misterioso, di origine sconosciuta. E con un mio piccolo aiuto, lei ha prevalso nella battaglia finale a Meridiana, diventando una paladina dell'umanità. Ma per quanto mi sia stata utile, ora sono costretto ad abbandonarla. Perché mentre lei cerca di rimediare ai danni di Ade, io ho fatto una nuova scoperta che porterà a distruzione e opportunità. Salve a tutti amici e ben ritrovati dai vostri interi. Eccoci qui per un nuovo episodio, una nuova avventura. Iniziamo oggi Horizon Forbidden West. Abbiamo avuto anche una breve intro su Horizon Zero Dawn, la storia di Aloy, di come si è iniziato, cosa ha portato. E soprattutto abbiamo visto come si collega il finale di Zero Dawn, quando Silas... Silas, se non mi ricordo, perdonatemi, è un po' tanto che è un gioco, tanto tempo ti sembra un gioco, visto Aurora, ma sono veramente imperdonabile. Ma quando arriva lì con Ade, perché lui cattura Ade attraverso una macchina, un'antenna ricevitrice, e quindi è pronto a continuare la sua scoperta, perché lui è un uomo, diciamo, figlio alla sua epoca, più epoca, diciamo, nostra, in cui la curiosità, il voler scoprire, lo può spingere anche a fare errori, ma anche arrivare a delle scoperte eccezionali. In fondo, grazie a lui, se abbiamo scoperto come fermare Ade, quindi bisogna capire che il suo intento alla fine è la scoperta, arrivare a capire questo mondo, come è nato, come è arrivato a questo punto. Certo, questo punto l'ha capito, ma vuole ancora scoprire, un po' come noi, un po' come tutti. Ma devo dire che questo è misterioso, chissà chi l'aveva mandato, perché in teoria Ade è stato corrotto in qualche modo dal capo della società dico sempre, adesso mi ricordo, sono faccio evidentemente, sono vergognoso, perché dovevo dirmi il riassunto, ma avendo poco tempo e tanta voglia anche di iniziare subito Horizon Forbidden West, ho visto senza vedere la sua passata, per fare un mio recap generale. Ma quelle cose importanti sono qui: Elizabeth Sobeck, Aloy e Ade, il progetto Zero Dawn, le nuove voci, Gaia, Minerva, insomma tutte quelle IA senzienti che devono gestire il mondo per rinascere a zero. Però prima, cioè dopo che tutto era andato a sfracello, perché se ci ricordiamo le macchine erano ormai rese indipendenti, uscivano a nutrirsi della vita della terra, e quindi hanno dovuto uccidere la terra letteralmente, farla in modo che non ci fosse più nessun essere vivente, naturale, vegetale che sia, per poi ripartire. Ma
qualcosa è andato storto, un segno misterioso ha fatto ripartire Ade. Allora ho fermato, ma questo segno misterioso, chi lo manda? Bene, dove sono i capi di iniziare subito la serie, ma prima ricordo sempre che... Voglio ricordarvi che, essendo una serie non nuova, non farò come Hogwarts o Forspoken in cui ho avuto due episodi giornalieri e solo quel gioco. Magari porterò molti episodi di Horizon, uno al giorno, anche che il tempo purtroppo non ci permette, per dove si posso magari accelerare un poco nella storia, quindi avere più video possibile, magari poi vedere ok, giorno, due video al giorno. Ma penso di mantenere questa linearità, cioè per esempio un video al giorno e qualche volta quando i video saranno troppo brevi mettere due video insieme. E oltre a questo vorrei anche un po' accompagnare la nostra programmazione ad altri video. C'è tanto FIFA da portare, c'è... The Devil Me potremmo anche mettere un po' da parte, visto che... devo dire, è un gioco che mi ha un po' deluso e quindi... anche io non tanto voglio giocarlo, ce lo gioco perché voglio arrivare alla fine della storia che ho iniziato, voglio finirlo, ma... tra un Devil in Me e un Horizon Forbidden West, perdonatemi, Horizon Forbidden West ha la precedenza. Cosa davvero che mi è piaciuto tantissimo è l'inclusività di quel gioco, che davvero ha moltissime lingue. Ne resti sicuramente meno delle lingue, però ne resti 25 lingue comprese. 25 idiomi aggiunti in un solo gioco non è poco, devo dirvi. E altra cosa per iniziare è che io, questa serie, sarà la prima serie su PlayStation 5 che non potrò in 4K. Perché voglio dare spazio alla prestazione. Perché questo gioco è, a livello di prestazionale, uno dei migliori. Se no, cross-gen non è a livello altissimo di risoluzione. Quindi andrei proprio sulla grafica, sulla prestazione. Che appunto voglio buttare un gioco che mi dia tanto. Mi sembra che vada su 100 frame o 60 frame. Adesso non mi ricordo. Ma se va a 100 frame, vorrei portare il gioco full HD, ma 120 frame. Secco, non mi ricordo. Devo ricordarmi i frame quanti va. Mi è un po' difficile 120, però se è così ci proveremo. Vediamo un po' se ce lo dice. No, non dice niente. Non ci dice niente. Comunque, preamboli fatti, tutto racconto fatto. Inizio l'avventura, ma sempre prima vi ricordo di lasciare like, commentare, condividere, supportare serie e il canale. E visto che è una serie con, diciamo, un hype altissimo, che ora è da capire, questo è un gioco che dà tanto hype, e quando spolliciate tantissimo, commentate e condividete anche con gli amici, perché iniziamo oggi il primo marzo, quindi anche oggi siamo il primo marzo, faccio questo video, potrei fare il primo marzo come primo video, potrebbe essere bello collegato, ma iniziamo oggi ragazzi, Horizon Forbidden West, nuova partita come sempre, la difficoltà mi piacerebbe fare difficile, cioè anche ultra difficile, ma di normale per poterci godere la storia. Non facile, no, perché i giochi facili sono eccessivamente, cioè non c'è divertimento, possiamo interessarci più alla storia, parlare tanto durante i combattimenti, ma a me piace anche combattere, divertirmi. E assistenza ne ho un po', direi guidata, perché mi piace avere già una mappa che sia bella chiara, visto che non so quanto tempo potrò dare a questo gioco. Ma ragazzi, iniziamo ora Horizon Forbidden West. Mi resta poco tempo, Elizabeth. La Terra sta morendo. La gente soffre. Presto morirà di fame. A causa di un sistema di terraformazione fuori controllo. Posso ripararlo solo io. Solo io ho il tuo codice genetico. Tra non molto giungeremo al punto di non ritorno. E poi... la fine. Sto cercando da mesi quello che mi serve.
Una copia di Gaia. L'IA che hai progettato per controllare il sistema. Ma ogni indizio che trovo poi non mi porta a nulla. E ogni notte faccio lo stesso sogno. Cammino sotto un vivido cielo notturno, in un campo di fiori. E quando arrivo al centro, vedo te, Elizabeth. Che mi aspetti? Anche se sei morta da un migliaio di anni, per me sei quanto di più simile a una madre. E per un istante mi sento completa. Ma dura poco. Torno a sentirmi sola. Questo è il tuo lascito, Elizabeth. Non permetterò che svanisca. Quella valle è l'ultima pista da battere. L'ultima speranza di trovare la copia. Farò di tutto per recuperarla. Lo prometto. Varl. È arrivata Aloy, salvatrice di Meridiana, la prescelta dei Nora. Lo sai che odio tutti questi titoli. Beh, è la tua punizione per essere fuggita la sera stessa che abbiamo sconfitto Ade. Io sono un'emarginata, ricordi? Non amo le feste. Sarà. Solo che quella era in tuo onore. Fai tu. Quindi, che facciamo? Sei di fretta, quindi sarà urgente. Esploriamo antiche rovine? Oppure ci occupiamo di questa brutta piaga? Tutte e due, in realtà, ma è meglio che... Ah, no! Ti seguo da troppo ormai. Tranquilla. Dopo quello che hai fatto per aiutare Inora e la mia famiglia, ti aiuterò per sempre. L'ho giurato. Ti resto attaccato. Come una corteccia. Va bene, però se vuoi venire con me, dovrai vedere quello che vedo io. Un focus. Potrò usare la tua seconda vista. Più tardi te ne darò un altro. Ti insegnerò a salvare i dati. Dati? Informazioni nel dispositivo. Ho molto da spiegarti. Ti mostrerò tutto strada facendo. Allora tu vedi sempre così? Da quando ero piccola. Forza. Andiamo?
Bene, mi sono graffiata un po' venendo qui. Dobbiamo fare scorta di piante medicinali. Sarà la tua prima lezione sull'uso del focus. Benissimo, cominciamo. Ragazzi, neanche iniziato, ma davvero che spettacolo questo gioco. È vero che sono diverse da quelle nelle terre. Sì, Varley, piacere è tornato. Può mostrarti quelle che cerchiamo. Però se vedete, il design di Aloy è leggermente cambiato. Questo design è che molti hanno criticato, ma ripeto, non vedo alcun problema, anzi bene, è le piante vicino all'acqua dove reale. Realissimo. Comunque andiamo a ricogliere con Varley le prime erbe medicinali, ci facciamo un po' di tutto attraverso Varl. Il padre sembra andare un po' male. Comunque vediamo com'è la corruzione anche dopo. Cioè, Ade aveva corrotto gli animali, ma ora c'è questa specie di corruzione rossa che sta letteralmente venendo su noi di nuovo la terra. E non sappiamo cosa abbia causato, almeno se è successo non mi ricordo, ma sicuramente lo scopriremo qui. E quello che è magico, come vedete, come Aloy ha il punto di incertezza della ragazza che non sente la sua passato, ha scoperto qualcosa, ma purtroppo sì, beh, ma almeno ti fanno sentire meglio. Lascia la pietra. Ha potuto scoprire un poco di più sul suo passato e chi è sua madre, dopo Ras, che è stato il suo padre putativo in qualche modo. Sì, quindi buona idea. Mi ha cotto le medicine, ok, ma è una persona che però tanta certezza, ma vuole lottare da sola. Che sono uno dei grandi problemi di Rolo, io sempre da sola, ma c'è Varley che non ci lascia. E direi che un aiutino qua ci servirebbe. Qui non sembra che non possiamo toccare perché ci fa, ecco, la piaga, ci fa tanto male la piaga. Varley ci passa sopra, come se nulla fosse. Una strana consistenza viscida. Credo sulla parola. Sì, ma tu ti passi sopra la vedi un po' com'è. Va, dove va? Quelle rovine. È lì che dobbiamo andare. Vedo diverse vie per scendere. Non so chi abbia messo queste fune, ma potremmo usarle per scendere. Questa un po' anche a craftare, perché ovviamente cosa cerchiamo di preciso? Ti serve? La copia? Beh, è mia. Vai a spiegare cos'è. Oddio, ho avuto un triplo. È come un insieme di istruzioni che possono aggiustare il mondo. Sembra complicato. Più che altro da dire che è un essere artificiale. Ho notato che viaggi più leggera del solito. Sì, venendo qui ho avuto dei problemi e ho perso molta attrezzatura. Bene. Respiriamo la piaga? Oh, si propaga rapidamente. Si vede che questo gioco sarà incentrato ancora di più su... Adesso è dappertutto. Penso su Elizabeth, su Aloy, su quello che le unisce, se come i solinici, ma anche su Cyrus e quel sirene misterioso. Guarda. Stanno smantellando macchine, come sempre. E sono volati via. Hanno lasciato una carcassa. Sì, questi esseri robotici che, a quanto ho capito, Guerrilla ha... Quanto questa piccola pecca di Zeodon sia avere più animali, più esseri per rendere il mondo di gioco ancora più ricco. E se è davvero così, ragazzi, io... Cioè, il gioco già era bellissimo, è stato uno dei nuovi P che più mi ha colpito, cioè già è uno dei miei preferiti. Meglio guardare da vicino. Le frecce, non è male, eh? Non... Yeah. Una macchina abbattuta di recente. Chi altro è stato qui? Non lo so. Meglio se ci facciamo delle frecce. Più avanti potremmo trovare problemi. C'è del legno crinale vicino all'acqua. Bravo, bravo, Vas. Sì, Vas. No, Vas no, Vas era un altro personaggio. Varl. Che già inizia a studiare bene con Focus. Però devo dire che appunto queste IP, come anche dei scommi, sono state proprio le nuove le più... su mi sono piaciute. Però hanno avuto entrambi dei destini bene, differenti. Possiamo creare delle frecce. Allora è diventato, diciamo, un leader di questo mondo PlayStation, mentre dico St. John amato, ma credo che la sua IP è stata, diciamo, messa da parte. Davvero un peccato. Oh, non c'è più fa niente. Anch'io. Bravo. Frecce pronte. Ah, c'ho vento, che fa 10 a 10, perfetto. C'è una scala, ma da qui è irraggiungibile. Vale, però... Basterà una freccia ben piazzata. Dove sta? L'importante è accentrare il fermo. Ok. E faccio con la faccia sinistra per avere un revelio.
Ho un occhio là che non c'è qui. Dovrei tornare a giocarci e imparare come giocare, perché sarà più difficile vista questa sfida. E stacca da Hogwarts Legacy per poi fare un altro gioco totalmente differente. Lei è un po' dura, lei è dura. Questo posto è... Non lo so. La città. La trasmissione, capiamo come entrare. Dimmi, cosa... Cosa è successo dopo la mia partenza? Beh, la gente si è agitata quando ha capito che te n'eri andata. Ma poi abbiamo pensato che avessi i tuoi buoni motivi per abbandonarci così. E avevate ragione. Sì, purtroppo lui è anche, insomma, crescendo, diciamo, da emarginata, si è un po' abituata a stare solo, a voler fare tutto da solo, da sola. Drazza era l'unico che appunto stava con lei, e quindi capite anche come è cresciuta per colpa della sua nascita dubbia. È stata ad essere così, una solitaria. Wow. Giù nell'erba. Non mai visto. Nemmeno io. Quelle macchine morte l'hanno allertato. Come procediamo? Il focus ci aiuterà. Possiamo esaminare la macchina prima di agire. Ok, e le tre per fare il... colpo dell'acqua. Ah, è premuto. Si riconosce i suoi passi, le sue movenze. Ma se attacchiamo le spalle, magari. Aspetta un attimo. Bene, vedi che alcune parti sono illuminate? Sono i punti deboli. Capito. Non abbiamo il modo per sono pronto. Diciamo per controllo noi, come ce l'abbiamo col bastone, con la lancia. Penso di no. Concentrati. Anche per imparare a combattere, quindi. No. Occhio. Se... Beh, è tutt'altra cosa. Comunque andiamo da Fetch. Tutti gli altri. Dopo che me ne sono andata. Beh, appena terminati i festeggiamenti, mia madre ha riportato a casa il resto dei Nora. Brava. Il professore ha messo i suoi a ricostruire la città. E io sono venuto a cercarti. Valle il piacione. Che fa da scappare a lui. Hai detto di avere un focus fin da quando eri piccola, giusto? Sì. Il primo lo trovai quando cadi nelle rovine. Gli altri li ho trovati di recente. Le scorte fanno sempre comodo. Benvenuti alla base di lancio Far Zenith. Far Zenith. So che scambiavano tecnologie con Zero Dawn, ma perché dovrebbero avere una copia di Gaia? Registrarsi alla reception per la visita guidata. Vogliono che li avvisiamo che siamo qui. Sì, tempi era... Attendere l'identiscan. Adesso è un po' diverso. Accesso negato. Attenda qui l'intervento del personale, dottoressa Sobek. Suppongo non andassero molto d'accordo con Elizabeth. Beh, cerchiamo di entrare. Ormai possiamo entrare con tranquillità, direi, visto che non c'è più nessuno. Poi ovviamente tutto questo per Vala, cioè, è tanta roba a scoprire, cose che già magari... Dovrei riuscire a forzarla. Che ormai... Allora, sa, ha preso, non sa tutto, ma insomma, è molto avanti. Che succede qui? Qualcuno si è calato dall'alto. Questa cosa è tipo... esaminiamo. Chiunque l'abbia lasciata qui deve aver abbattuto le macchine di prima. Penso sia qualcosa esplosiva. Penso sia qualcosa di esplosivo, essendo c'è solo cosa da esplorare, diciamo, da capire. Però di certo... chi c'è qui? Cos'è questa puzza? Un intero campo. Distrutto. Oh. Dovevano essere venuti qui in cerca di parti. Acido. Questo spiega l'odore. Sì. Pare che qualcosa di grosso sia arrivato. Ha devastato il campo. E poi ha sfondato il muro. Ma se c'è qualcosa di grosso... Non dispiace sia cosa già di... nemico potente, subito. Che stiamo tutto ora, però... In quel barco.
Allora, c'è una cosa che fa esplodere. Qualunque cosa sia passata di qui è uscita da questa parte. Spostando alcuni detriti dovremmo riuscire a passare. Posso prendere questo che ho visto? Forse nel campo c'è qualcosa di utile. Aloy, vieni. Ho trovato qualcosa. Ah, già parla che ormai... È una specie di prototipo Oseram, credo. Secondo me questo gancio può attaccarsi alle cose. E il meccanismo le tira via. Sembra rotto, ma forse possiamo ripararlo? Aggancialo alle macerie. E poi tiro. Funzionerà. Con il focus si può esaminare il campo e trovare qualcosa per riparare l'attrezzo. Il mio focus ha trovato qualcosa di interessante. Eh sì. Molto interessante, direi. L'acido gli ha bruciato la corazza. Una brutta morte. Oserei dire, comunque nuove armi, nuovo equipaggiamento che stanno creando. Parte di una macchina. Può tornare utile. E pensavo per andare là, giusto? No. Un cavo di macchina, meglio di una fune. Bene, ho tutto il necessario per riparare l'attrezzo o perfino per creare qualcosa di meglio. Puoi usare questo banco da lavoro? E qui inizia la prima creazione, questa è una cosa che mi è sempre piaciuta nel gioco, te creare nuove armi, nuovi equipaggiamenti o trovarli. Fatto, un rampino. Ho già fatto l'attrezzo, vedete. Mettiamolo su quelle macerie. Ok, taglia tutto. Vediamo un po' come sarà. Il rampino è uno strumento versatile, utilizzalo per afferrare e spostare gli oggetti di grate. Ok, quindi in teoria va qui. No? Dov'è? Qui? Niente da fare. Forse posso rimuovere le macerie con il rampino. Sì, ma... Ma ti hai premuto, ok. E tira. Tira, tira. Ok. Meglio del previsto. Parla si spaventa facilmente, ragazzo. Non è abituato. Temo che non sarà facile trovare una via d'uscita. Devo esaminare l'area. Non possiamo restare bloccati qui. Oh. E questo a cosa serve? Wow. Buongiorno. Sono Oswald Dalgard ed è un mio grande piacere accogliervi qui a Farzevit. Si dicono molte cose sul nostro conto, ma la verità è semplice. L'impulso non è semplice. Diciamo verso le stelle, anche se dobbiamo viaggiare 8.6 anni luce prima di arrivarci. Prego, proseguite nell'auditorium, dove vi sveleremo i nostri piani. Sì, che fa gente quella società che puntava cosa c'è in questo a scappare, diciamo, dalla Terra usando un'astronave. E diciamo che la zona si è esplosa, quindi purtroppo la loro idea non è stata buona. Ma potrei scoprire qualcosa esaminando l'area con il focus attivato. Un appi, lo so, ma se tu non ci vai alla tua parte di appi, troverai esplorando. Per com'era, cioè, forse un tasto da premere, forse... Vediamo un po'. Ah, ok, salta, premi X, io subito ho capito. Wow. Ha funzionato. Yes. Molto utile quel rampino. Sì, ma peccato averne solo uno. Beh, tu stai giù. Ora ti faccio salire. Tu stai lì a occupare uno in meno. Allora. E mo? Ci abbassiamo. Esploriamo. Utile questo rampino, devo dire.
Devo calare la scala per Varla. Puoi salire, Varla. Grazie. Umani, Homo sapiens, noi. Da sempre ci spingiamo oltre i limiti come esploratori, pionieri, apripista. E ora Farzenite compirà il prossimo balzo nel futuro. Siamo orgogliosi di aver fatto risorgere l'Odissea. Ciò che i governi hanno abbandonato in orbita sarà realizzato da Farzenite in meno di un decennio. Ed è solo l'inizio. Una volta completata, manderemo l'Odissea e il suo equipaggio dove nessuno è mai stato prima. Il sistema Sirio. Laggiù fonderemo la prima colonia umana extrasolare. Il viaggio dell'Odissea durerà almeno 3 secoli. Ma ogni volta che guarderemo il cielo, le augureremo buon viaggio. E come disse il nostro fondatore, il compianto Peter Shibumbe, la vera forma dell'immortalità è... Dati danneggiati. Fine riproduzione. I predecessori volavano nel cielo? Tra le stelle? Sì. Più o meno. Quella nave... L'Odissea non raggiunse mai l'altra stella. Qualcosa andò storto e esplose. Per questo Elizabeth gli diede una copia di Gaia. Per la colonia. Errore. File presentazione pubblica danneggiato. File reclutamento disponibile. Si desidera riattivare? Sì, riattiva. Che altro hanno da dire? Conosciamo le previsioni. Instabilità economica. Ulteriori pandemie. IA fuori controllo. A quando una catastrofe che comporterà un rischio inaccettabile per l'elite mondiale? Per noi bisogna sfuggire all'inevitabile. Perciò puntiamo alle stelle. Avete visto cosa stiamo creando? L'infrastruttura necessaria a costruire l'Odissea. Un centro dati allo stato dell'arte per favorire il progresso tecnologico. E avete visto come gestiamo la percezione pubblica? Investite, unitevi a noi. Prenotate un posto sull'Odissea. Salvate il vostro stile di vita dai problemi che affliggono la Terra. Sì, il mondo stava per finire, ma non sapevano come. Quindi tutto quello che dicevano riguardo al futuro dell'umanità non era vero. Questa gente pensava solamente a salvarsi la pelle. Sì, e non è servito a niente. Quell'Oswald ha parlato di un centro dati. Andiamo. La copia potrebbe essere là dentro. Non ce la faremo a nuoto. Troveremo un altro modo. Forza! Ok ragazzi, direi che per oggi questo video lo so finirlo qui. È solo un video di incipit che ci ha tradotto un po' la storia di Aloy in Zero Dawn, quello che lei ha fatto dopo Zero Dawn, e per Varla anche un modo di esplorare il mondo e sapere più su Farzenith.
Paziente che come detto punto valle, pensavo salvarsi la loro pelle, e sì, era così nella vita, anche ora. I ricchi pensano sempre solo a se stessi, pochi pensano ad aiutare gli altri, pochissimi direi. Ma, perché avevano coppia di Gaia, appunto, se Sobek, se io sapete aveva problemi con Farzenetek, visto che lei non era ben accetta qui, com'è che lei ha dato a loro una coppia di Gaia, forse uno scambio, un qualcosa? Non lo sappiamo, magari lei ha visto, voluto dare, diciamo, tra le più puntate, più scommesse, sia qui sulla Terra, ma anche sul progetto dell'azienda di creare un'altra vita attraverso Gaia. Sicuramente questo è qua, scoprirà nei prossimi episodi, andando avanti, ma appunto, come detto, vediamo qui l'episodio di oggi. Spero che il video vi sia piaciuto, in tal caso vi invito a lasciare un like, a commentare e di la vostra. In caso non l'avete fatto, iscrivetevi al canale e attivate la campanellina per ricevere notifiche nei video che usciranno. E vi ricordo di seguirmi su vari social come Facebook, Instagram e TikTok, così per sapere di più sul mio lavoro e godervi altri contenuti multimediali da me offerti. Inoltre vi ricordo pure che se volete supportare il mio lavoro, oltre ai mi piace, commenti e condivisioni, di cui vi sono già grato, c'è sempre la possibilità di abbonarsi al canale YouTube e Patreon. Forse YouTube è meglio, non lo so. Tutto YouTube. YouTube controllerà tutto il mio mondo e così mi sarò schiavo di YouTube. Ma comunque, l'info box ho tutte le informazioni. Noi ci vediamo in un prossimo episodio. La vostra Miterry. Passa e chiudo.